Ciao ragazzi e buongiorno. Adesso andiamo a vedere un esercizio per la fluidità, ovvero quello di sciogliere diciamo i micromuscoli del polso e della dita, fino a sciogliere anche il braccio, perché quando disegniamo è importante anche essere rilassati con il corpo, perché il corpo influenza anche la pressione del nostro segno distintivo. Creandoci il nostro spazio intimo riservato, andremo a fare questo esercizio quasi meditativo. Serve proprio a liberarci dalla pressione della tensione, che ricorda un po' gli scarabocchi dei bambini. Andiamo a vedere come proseguire. Cominciamo a fare degli scarabocchi, nel vero senso della parola, in orizzontale, il più velocemente possibile, scendendo giù senza staccare la matita dal foglio. Andiamo giù per l'intero foglio. Come avete visto, è un esercizio antistress, se vogliamo, che ricorda un po' lo scarabocchio dei bambini, quindi regrediamo momentaneamente nell'infanzia, una sorta di gioco liberatorio che serve anche a aiutarci a esprimerci meglio, non avere quei blocchi emotivi, artistici, creativi, insomma. Allo stesso modo ripetiamo lo stesso scarabocchio in verticale, partendo o dalla sinistra alla destra, immagino chiaramente se siete mancini o destri, facciamo lo stesso. Benissimo, una volta concluso questo esercizio ci siamo anche predisposti meglio, ci siamo sciolti, anche abbiamo sciolto le tensioni muscolari, e dopo di questo anche ci potete impiegare anche 2 minuti, 3 minuti a realizzarlo. Ho dimenticato di dirvi del foglio. Iniziate con dei fogli da stampante, quindi sia quelli piccoli, la metà, anche questi grandi che trovate in quasi tutte le cartolerie. E poi man mano che si scrivono anche i vari tipi di carta da usare per i vari strumenti artistici da abbinare, insomma. Benissimo, andiamo a vedere adesso il punto, uno dei punti fondamentali, che è quella della pressione. La pressione, ovvero la pressione della mina, della punta, della matita, che in realtà si ripercuote anche nella pittura con il pennello, determina l'andamento del segno, determina il carattere, l'importanza distintiva, la caratteristica, il carattere distintivo del segno grafico, perché chiaramente ognuno di noi istintivamente ha una determinata pressione, soprattutto quando firmiamo, ogni firma è diversa, è distintiva, è unica, assolutamente soggettiva. Però a noi serve anche gestire, per controllare l'andamento della pressione della matita, al di là delle varie matite, dalla 2B all'8B, che vedremo nella lezione degli strumenti, che varia ovviamente in base al numero, più sale il numero della matita, più intensa sarà la forza della grafite, del segno della matita. Vediamo come esercitarci, vi do 3 esercizi pratici e divertenti per gestire meglio la pressione della matita. In questo caso sono una 4B, se non avete una 4B potete usare anche una 2B, una 8B, quella che volete, ma meglio una 2B o 3B per iniziare. Andiamo a modulare la pressione della mina della matita. Iniziamo ad avere un tratteggio leggero. Man mano, gradualmente, andiamo a premere sempre di più la punta della matita verso il margine destro del foglio, fino a ottenere una gradazione sempre più scura, fino a premere sempre di più la punta della matita. Se notate degli errori di uniformità della gradazione, andate a correggerli tornando indietro, come in questo caso qui è più scuro, torno indietro e possiamo recuperare eventuali disarmonie
della gradazione. Allo stesso modo possiamo ripetere l'esercizio, invece di partire dalla zona chiara possiamo partire dal tratteggio scuro, quindi premiamo sempre di più, possiamo anche accorciare la lunghezza della linea e arrivare a metà. Scegliete anche voi, potete anche prendere un foglio più lungo e proseguire. Come l'esercizio dello scarabocchio avvertirete una micro tensione sugli avambracci. Man mano che disegnerete, chiaramente questo micromuscolo si allenerà sempre di più. Ripetete l'esercizio sia in orizzontale che in verticale, quindi facendo lo stesso esercizio. Scusate, io mi trovo storto, quindi non posso essere preciso per via della videocamera. Quindi esercitatevi su questo tipo di esercizi, vi fate un po' di esercizi, potete anche variare e fare scuro, alleggerire, al centro schiarire e man mano proseguire per ritornare alla zona scura. Insomma, giocate, divertitevi di destra, sinistra, in verticale, cambiate il senso di rotazione, il senso di gradazione da sinistra a destra, centro, anche a zig zag, uno scuro, uno chiaro, uno scuro, uno chiaro. Un altro esercizio utile è quello di semplicemente premere, creare un quadrato e incominciare a creare un tono chiaro. Ripassandoci sopra con la stessa medesima pressione, possiamo anche partire orizzontalmente in questa maniera. Possiamo riprenderlo in verticale e andare a premere sempre di più fino a ottenere una gradazione molto più scura intersecando le particelle della matita. Quindi andiamo a premere sempre di più. E così via, fino a ottenere una gradazione molto più scura. In questo caso riusciremo a gestire meglio la micropressione del polso della matita fino alla mina, come se la nostra energia partisse dai piedi e andasse, raggiungesse tutto il braccio, l'avambraccio, polso, dita, matita, scorre l'energia, la nostra espressione artistica scorrerà lungo la matita fino all'energia, il segno lasciato. Un altro sistema per controllare la pressione della mina è quella di tracciare anche delle linee rette con tratteggio leggero e spesso, premio, tralasciamo, premiamo in questa maniera. A tratti andremo a controllare meglio la gestione della pressione. Possiamo farle anche ondulato. Anche al contrario. Partendo anche in verticale, quindi allo stesso modo andremo a tracciare della matita, ma anche il lato della matita possiamo usare, quindi possiamo realizzare gli stessi esercizi sfruttando la parte laterale della matita, impugnando magari la matita dall'alto, evitando di essere calligrafici impugnandola dalla parte bassa, ma piuttosto dalla parte alta, oppure in questa maniera andiamo semplicemente a creare un segno molto più largo in questa maniera. E andiamo a creare sempre la pressione ondulata, leggera e pressante. Quindi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
benissimo, abbiamo compreso come allenare l'attenzione, la concentrazione, la fluidità, la scioltezza della mano, la concentrazione è inevitabile, quindi quando nel momento in cui ci dedicheremo a questi esercizi, l'attenzione chiaramente verso le discipline artistiche aumenterà. Abbiamo visto come posizionarci di fronte al cavalletto e la pressione e precisione, dobbiamo essere sia precisi e gestire la pressione della mina nello stesso tempo. Ad esempio, mostrandovi questo mio disegno a sanguigna, potrete notare come varia sia il contorno, l'allineamento, quindi tra lo spesso e il sottile, e la pressione della sanguigna. Quindi qui ho modulato la pressione, oltre alla pressione della sanguigna, che è una sorta di pasta gessosa, ho modulato anche l'andamento lineare dei contorni e del volto, proprio per creare una dinamicità, un ritmo molto più interessante rispetto a un disegno semplice, senza modulazioni di pressione e tonalità. Perfetto ragazzi, per oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto il primo video, la prima lezione. Vedetevi anche gli altri video e man mano farò altri a seguire. Lasciate dei commenti, se avete delle domande da farmi io vi risponderò tranquillamente. Per oggi è tutto ragazzi, buona giornata, a presto, mi raccomando seguitemi e soprattutto mettetevi all'opera. Ciao!